Paolo Dana, durante la telecronaca mi è scappato di dire che sei il giocatore più anziano di questo campionato. Mi perdonerai, spero, questo anche per giustificare il calo che c'è stato soprattutto verso la fine di questo incontro. Hai comunque lottato fino almeno 6 a 4 riposo, il primo gioco dopo la pausa. Hai voluto dire la tua qui a Mondovì dove quest'anno stai giocando, forse con qualche risultato in meno rispetto al previsto. Ma hai detto bene, sono anziano, è meglio che smetti. No, a parte quello, non è una scusante. Gioco contro delle squadre attrezzate e brave, dei giovani bravi, io ce la metto tutta, la grinta penso che non la tiro mai indietro. Purtroppo mi spiace per i miei compagni che sono, secondo me, al livello dei miei avversari. Io non sto dandogli una grossa mano, è un'annata per me difficile. Però ripeto, non mollo. Siamo un bel gruppo, mi diverto, questo è importante. Mi spiace l'altalenanza del mio gioco, spero di poter far meglio nelle prossime partite e poi alla fine della stagione tireremo le somme. Il tuo direttore tecnico Danilo Olivero ha detto ripartiamo da zero, ripartiamo con questa prima giornata di ritorno cercando di strappare più punti possibili nel girone di ritorno. Quindi questo vuol dire che credete ancora nei playoff? Ma noi crediamo di poter far bene. Dire playoff, dire play out, sarà poi il punteggio e il campionato a dirlo. Noi sappiamo che abbiamo una buona potenzialità, che io devo crescere, i miei compagni devono darmi una mano in quello che riusciranno ancora a darmi. E poi ti dico, proviamo la scalata. Sicuramente è molto molto difficile, soprattutto alla mia età, però abbiamo un bel pubblico in una società che ci vuole bene e quindi non ci aspetta altro che provarci. Sì, è vero, hai tantissimi tifosi, non solo di Mondovì, ma veramente girando tra gli sferisteri trovo tantissimi, e tantissime anche, non me ne voglia tua moglie, ma tantissime che tifano Paolo Danna, probabilmente perché chi semina bene poi a lungo andare raccoglie, continua a raccogliere frutti. Quello che hai detto mi fa molto piacere. Spero che la gente che venga a vedermi si diverta sempre, anche a vedermi perdere. Spero però di dare ancora alcune soddisfazioni. Bruno Campagni, una vittoria qui a Mondovì che ti permette di ritornare in testa alla classifica dopo la prima giornata di ritorno. Era fondamentale vincere per agganciare Vacchetto, abbiamo vinto. Non ho giocato benissimo, come tra l'altro saluto il vecchietto che non mi posso portare quello che avevi fatto in intervista prima, ma comunque non ho giocato benissimo, ma verso la fine, come sempre, il secondo tempo riusciamo a giocare meglio, quindi ho strappato un punto importante. Adesso bisogna difendere questo scudetto, questa Coppa Italia, questa Supercoppa. Quando poi comincia a vincere, se arriva qualche sconfitta, come pesa, dà fastidio. Ma diciamo che comunque migliorare le cose che abbiamo fatto in questi anni a Canale è anche difficile, perché comunque siamo sempre arrivati alla fine e abbiamo portato a casa degli scudetti delle coppe, delle supercoppe. Quindi migliorare è difficile, ogni anno cerchiamo di fare un passo avanti, quest'anno pian pianino cerchiamo di entrare in forma e poi si vedrà alla fine se riusciremo a giocare le partite importanti, magari strappiamo ancora qualcosa. Della partita di oggi vorrei strappare un commento su Panuello. Ho perso il conto delle intra che ha fatto. Sì, oggi ha giocato veramente bene, devo fargli i complimenti perché comunque ha veramente dato la svolta alla partita. Diciamo che ero un po' arrabbiato con lui le scorse partite perché mi aspetto di solito una prestazione del genere da lui perché comunque era un terzino di cui avevo molta fiducia e oggi ha dimostrato di valerla. Boffa è a rischio del posto? Ad oggi non è stato neanche più in panchina, non lo sopportiamo più. No, ma è stato no, perché l'ho voluto io a commentare. Bombo, ok, no, comunque penso che quando guarirà da questo infortunio rientrerà da spalla, anche perché Mariano fatica molto in mezzo al campo, anche perché con giornate così calde e partite così difficili diventa lunga. Se l'è cavata molto bene a commentare, quindi in ogni caso se non lo prendi più come spalla, lo prendiamo noi come commentatore tecnico. Almeno capace a fare qualcosa.